Solo io posso iniziare un videovlog di sera anziché di giorno, al mattino, come le persone normali, in condizioni oltretutto Mamma. pietose. Dimmi, amore mio, cosa hai fatto tu stasera? Mi hai fatto arrabbiare? Non hai mangiato le polpette? La vuoi la polpetta? Mi fai vedere alla mamma come la mangi? Com'è che la mangia? Non la vuoi. La vuoi o no? Non ci giocare però, patata. Messaggi WhatsApp e di conseguenza mi si blocca il video, quindi non so io cosa abbia detto. Comunque sì, non so mai regolarmi col mangiare, nel senso che da quando lei ha iniziato a mangiare come noi, stasera ho fatto le polpette con che quanto è alto? Sta TV. Con oltretutto è scarico, probabilmente si spegnerà nel giro di 30 secondi questo cellulare. Comunque ho fatto le polpette con le lenticchie, il miglio, gli asparagi, lenticchie rosse. E ne sono venute 9, non mi ricordo neanche più. Suo padre poi aveva le cose di pollo, voleva le cose di pollo, si mangi le cose di pollo, cosa vuole lui? Comunque, io non so regolarmi, nel senso che sì, effettivamente erano grandi perché erano praticamente più grandi di così. Erano una palla fatta così. Ecco. Ne avrà mangiate una e mezza una piena e poi il resto è quello che avanza nel piatto che adesso vi faccio vedere. Ecco, vedete? C'è tipo questa qua è metà, questa anche, questa è più di metà e questa è un'altra metà, diciamo. E non so mai regolarmi, oltre al casino, non la sto bevendo io, è vicino al mio bicchiere perché mangiamo molto appiccicati, ma è del mio compagno. Non so mai regolarmi se mangio abbastanza o mangio troppo poco, sempre troppa paura. C'è Heidi, amore. E il mio terrore, io sono un po' fissata, forse sbagliando con il cibo, con il fatto che lei debba comunque assumere tutte le sue proteine, la sua grammatura di carboidrati, verdure, non verdure, più che altro paura di carenze. E questo non c'entra niente con la mia dieta, perché appunto, cioè col fatto di essere vegano, no? Perché appunto, come dicevo, lei non è vegana, proprio perché in casa non siamo tutti e due vegani. E a me fa un po' ridere perché un po' di tempo fa avevo avuto una discussione su un gruppo, dicendo che sono assurdi i genitori che impongono la loro scelta sui figli, i genitori appunto vegani che impongono la loro scelta sui figli. E a me ha fatto assurdo leggere quei discorsi perché comunque avevo ricevuto quel determinato gruppo una critica perché avevo postato il piatto di una pizza di Gaia che avevo fatto per Gaia fatta col miglio, avevo fatto la base di miglio e sopra l'avevo farcita con le zucchine e il tofu cremoso in modo tale da fare una crema, perché comunque io appunto una volta a settimana le do anche il tofu, le cerco di variare il più possibile la dieta, comunque la sua, io chiamo dieta ma non è la dieta naturalmente, io per dieta intendo lo stile alimentare Dimmi, vuoi scendere? Come si dice? Vuoi scendere? Ok, non so cosa stavo dicendo. Comunque sì, in quella foto lì, dimmi amore, mi era stato detto da una ragazza, era giovane, quindi comunque lo posso anche capire. Controllare se non mi faccio disastri. Appunto, povera bimba, no? Ma a parte che mi era capitato anche un commento del genere sotto al video su cosa mangia Gaia, le idee, gli esempi che avevo fatto per cosa mangiava Gaia. Però lo trovo assurdo perché appunto io gli ho detto: guarda, che prima di tutto non è vegana, seconda cosa, anche fosse vegana, non è per niente poverina, perché i bambini poveri sono altri, sono bambini che non hanno affetto, sono bambini che non vengono seguiti, sono bambini che comunque non hanno i genitori o comunque in qualsiasi altra condizione poco agevole per i bambini. Quindi i poverini sono altri, assolutamente. Dimmi amore, però mi ha fatto appunto sorridere, tra virgolette, diciamo, mettiamola così, e appunto mi era stato anche detto, ma sono assurdi i genitori che impongono la loro scelta, alla fine, in fin dei conti, chi sta imponendo qualcosa sono chiunque, cioè è chiunque, nel senso che anche i genitori onnivori impongono la loro scelta, perché la società incondizionatamente che ci impone la scelta onnivora, cioè nel senso non badiamo a cavolate, perché se dobbiamo parlare di imposizione, sì. Cioè, secondo me è da entrambe le parti. Poi trovo assurdo che chi è vegano, se appunto fossero tutti e due i genitori vegani, trovo assurdo che facciano crescere il figlio. È un controsenso, no? Controsenso. Un controsenso che sarebbe un controsenso se facessero appunto crescere il figlio onnivoro, perché allora vuol dire che le scelte che li hanno portati a quello stile di vita non sono scelte così consolidate.
Però io se lo faccio è perché comunque ho rispetto del mio compagno e tra virgolette viene imposta quella scelta, la sua scelta, quindi non la mia viene imposta. Dimmi, o la polpetta. Cosa c'è? Non c'è niente, amore, qua. Non c'è niente. Non ce n'è più, amore, la mamma te li ha dati tutti. Oggi al Lidl ci hanno dato sti cazzilli qua. E lei ci sta giocando, ma non ce n'è più, amore. Parlavo oggi appunto con Elisa, che anche lei mi chiedeva, eccetera, e quello che penso io è proprio che i bambini si autoregolino. Però la mia ansia da non sfamarla abbastanza o che lei possa avere problemi, ce l'ho sempre, mi affligge sempre, non mi abbandonerà mai. Penso che anche a 30 anni non dovesse più abitare insieme a me, io la chiamerò e le chiederò: Gaia, hai mangiato? Gaia, quanto hai mangiato? Cosa hai mangiato oggi? Penso che farò così. Non vedo l'ora che inizi proprio a crescere e che inizi a parlare, proprio che dica: non ne voglio più, sono piena, mamma, non ne voglio più, non mi rompere. Scusate, ma io vi sto mettendo a caricare. Non mi rompere più i marunzi perché non ne voglio più. E allora io sarò contenta. Lavo i piatti. Allora, so che un po' di giorni fa mi ricordo di aver registrato di sera, quindi probabilmente farò un video cacchio, un video a cavolo, no, sarà un video magari vlog, non lo so adesso. È un po' di tempo che non ne giro, effettivamente lo so. Alcuni di voi mi hanno detto di girarli, nel senso che ad alcuni di voi fanno piacere, non so quanto posso. Ah, piano, amore mio. Piano, aspetta, così, lascialo qua. Non so quanto possono interessare i miei video vlog, perché comunque, come sapete, lei non la riprendo, quindi non so, vedere sempre solamente me, o che faccio cose, o che pulisco, che anche perché il tempo è quello che è, nel senso che fa schifo, non quello che è. Il tempo fa proprio schifo e non stiamo riuscendo a uscire mai. E infatti mi dispiace tantissimo per Gaia perché io non so, ho visto le previsioni, ragazze, e qua è tremendo, tremendo. Cioè, tipo, su 20 giorni, magari due sono di sole e gli altri sono di pioggia. Piano, fai il giro tondo, piano! Dimmi! Ha voluto andare nel box, non è mai stata nel box, neanche da piccola. Adesso vuole andare nel box questa bimba, vero? Vuoi questa? Prova ad aprirla tu. Vedi se ce la fai. Non ce la fai? Guarda qua. Guarda dove te la fa mettere la mamma. Aspetta. No, questo no. Nel frattempo, lei sta giocando con la pasta. Con la pasta cruda, la travasa nei vari cosi. Tieni, no, mettile qua. Aspetta che la mamma arriva, eh. Comunque, volevo parlare con voi. Ma che stavo a dì? Boh, non mi ricordo più. Mi perdo, mi perdo. Ma oggi, non oggi, ultimamente non sono proprio in forma, ma proprio per niente sono in forma. È un periodo duro, abbastanza duro, frenetico, tantissime cose da fare, non ho voglia di fare niente, praticamente, nonostante io abbia tantissime cose da fare. E più che altro il fatto penso che non avendo nessuna valvola di sfogo effettiva, perché comunque non ho nessuna valvola di sfogo effettiva, tranne Gaia, perché è diciamo il mio lavoro, ma anche la. Sì, se la vedete rotta perché sono le magliette che si mette sotto la divisa e il mio compagno se le è rotte perché erano quelle accollate per fare in modo che non si toccassero i capelli quando ne infilava. Vi faccio capire la mentalità, no? Vabbè. Comunque, non avendo appunto nessuna, più che valvola di sfogo, nessun appoggio perché essendo lontana dalla famiglia. E dovendo comunque badare a tutte le cose da sola e sono cose che nel senso lo fa chiunque, non voglio fare questo discorso dicendo Dio sono una grandiosa perché faccio questo, questo e questo, questo tutto da sola, non ho nessuno, no, però
Però dovendo stare dietro alle cose, quindi Gaia, lavoro, e grazie a Dio che lavoro da casa, perché dovessi lavorare non da casa, a parte che non avrei nessuno che mi guarda lei, quindi. Brava, amore mio! La mamma arriva, aspetta. A parte che appunto non avrei nessuno che mi guardi lei, quindi non potrei proprio fisicamente, materialmente, eccetera. Però, dovendo fare tutte queste cose, adesso io vi appoggio nei posti più improponibili. E non avendo appunto nessuno su cui contare, ma anche da un punto di vista psicologico, quindi parlare, confrontarsi, avere un aiuto, o anche semplicemente se un pomeriggio, una sera io non ne ho voglia, tipo di lavarle il sederino e mi posso aiutare qualcun altro a vedersi appunto se io fossi in Italia dove ci sarebbe magari mia mamma che mi può dare una mano, eccetera, è una cosa completamente diversa. È una cosa completamente diversa, scusate, ma io nel frattempo sono uscita fuori. Dovrei mettere a posto anche fuori, ma con lei è un po' complicato. Anche perché appunto il tempo fa schifo. Io devo passare assolutamente l'aspirapolvere oggi, amore mio, e devo lavare il pavimento. Guardate qua, se vi faccio vedere. Io vi faccio notare solamente, allora, queste qua rossa è mia, il resto è tutto da stirare per persone. Queste sono delle tovaglie. E con queste me la cavo anche abbastanza in fretta. Però il fatto che c'è una montagna, non so quando finirò, penso che oggi mi metto sotto, oggi pomeriggio, aiuto, e inizio un pochino, altrimenti non gliele consegno più, soprattutto le tovaglie per il ristorante che comunque le servono nel giro di poco e sicuramente prima di fine settimana. Oh! Brava! Ma sei be... Opa! Cacun cos'è? Gli stuzzicadenti. Amore, ma gioca con la pasta prima. Questi. E cosa, amore? Questi. Ma capisco, amore mio. Ah, un cucchiaio, amore, scusa. Devi dire cucchiaio. Non cacun. Non è un cacun, è un cucchiaio. Venti di giugno, no, che quanti ne abbiamo? 15, 16, con le maniche lunghe, pantaloni lunghi. Cioè, assurdo. Felpa. Mi dispiace proprio tanto per lei. Sto perdendo il lume della ragione. Cioè, sono seduta in mezzo alla cucina. Perché altrimenti... Eccola lì, quella topastra. Che arriva. È buona quella pera? Oh, che disperazione! È un continuo che piagnucola, che si lamenta e mi chiede cosa c'ha. No, vabbè, da una parte la capisco perché secondo me sclera anche lei a stare in casa. E dopo un po' si stufa anche a giocare perché comunque lei fuori è proprio tutta un'altra cosa. Lei quando va fuori a parte che ne trova sempre 300 da fare, 300 da disfare, 300 da combinare. Vero? Però io adesso devo passare l'aspirapolvere perché abbiamo giocato, abbiamo fatto le matte, sto mettendo su, cioè è già su il pranzo, ho fatto Madonna che occhiaie. Penso che non mi passeranno mai queste occhiaie. Ormai mi accompagnano, sì, l'ho messo un pochino di Alvin perché non mi fa fare niente altrimenti, cioè proprio è tragica la situazione ultimamente, col fatto che sta sempre come devo farmi anche le sopracciglia. Col fatto che sta sempre, sempre con me e anche quando suo padre è a casa sta sempre con me, è una situazione non molto facile la cosa perché appunto è una mamma dipendente e mi sta bene, però ogni tanto se lei riuscisse a stare anche da sola così che io potessi cucinare tranquillamente senza avere un topo che mi passa in mezzo alle gambe o che cerca di arrampicarsi sui pantaloni. Adesso passo aspirapolvere perché sennò voi mi fate perdere tempo, ragazzi, mi fate perdere tempo. Ho paura di aver messo, non ho paura, ho messo troppo sedano nel trito perché sto facendo sugo di lenticchie, però solo con le lenticchie. E ho fatto un trito di cipollotti, carote e sedano, però c'era questo sedano che era verdissimo.
con tantissime foglie. Infatti l'ho preso principalmente per quello, così quando faccio magari gli estratti o e quindi è diventato verdissimo ce la posso fare. Odio sti coperchi dell'IKEA. Cioè, se li trovate non comprateli, veramente. Se li vedete all'IKEA pensate che vi possano servire, perché io avevo tante pentole senza coperchio, ma sono scomodissimi con sto pirulo qua minuscolo che poi cade sempre, vi ustionate ogni 3x2. Comunque, niente. Amore, passiamo all'aspirapolvere. Dov'è l'aspirapolvere? Scappa, dove scappa, dove scappa, dove scappa? Dove è andata questa bambina? Cosa fai? Cosa fai? Ma cosa fai? Mi spieghi cosa fai? Fai ginnastica? Beh, ah, vuoi spaventare? Aspetta. Aspetta. Si nasconde lì dietro. C'è la pallina? C'è la palla della mamma? Guarda dov'è la mamma? Ah, sei rilassante. Se avete una palla in casa di quelle per fare ginnastica, saltateci sopra quando siete nervose. Vi passa! Aiuto, basta. Signorina mia, vuoi metterti coricata con la coperta? Sì? Papina? Oh. La serranda. Sì. Come si dice? Serranda. Aspetta che la mamma la tira giù. Penso che se i miei vicini mi vedono cosa sto facendo penseranno che io sia una psicopatica. Cosa che credo pensino già, effettivamente. Anche perché il cellulare in questo momento non si vede, quindi loro stanno vedendo semplicemente, o staranno sentendo semplicemente me che parlo da sola. Adesso stendo questa lavatrice di stracci e tappeti, anche se ne devo mettere già poi un'altra, perché tappetini o più stracci io, non lo so, veramente assurdo. Ho le mollette oltretutto tutte rotte, mi fa piacerissimo questa cosa, perché a forza di utilizzarle, siccome hanno anni e millenni, il sole me le ha distrutte. E in teoria poi voglio lavare il pavimento. Qua si sposta da solo, nessuno l'ha toccato, fa tutto lui. Dice bravo da sola. In teoria, come dicevo, voglio lavare il pavimento, mettere un'altra lavatrice, ma che mi rimettessi da qualche parte un po' più comode, che voi poteste vedere quello che faccio. No, rimanete lì. In teoria, avete presente? Non mi ricordo se vi ho fatto vedere che dovevo stirare tantissima roba. Ecco, è arrivato un altro signore che mi porta in genere le camicie e le magliette e mi ha portato altre due borse da stirare, quindi proprio non ci facciamo mancare niente noi. Non ci facciamo mancare niente, perché dovremmo farci mancare qualcosa. Perché? Quindi penso che finirò di stirare in tutto questo ho anche tutta la mia roba da stirare, non metto solamente quella roba lì. Ho anche tutta la mia roba da stirare. Quindi non so effettivamente quando finirò, come farò. Se volete venire a dare una mano, contenta, mi farebbe molto piacere. Arrivata la banca, devo pagare la telecom. Oh, è aperta. Tentato di non accendere la videocamera. E mi sto facendo anche una ripresa poco dignitosa, ne sono consapevole. Però il fatto che col coso tenerla così è un po' complicato.
Sinceramente, ero tentata appunto di non accendere perché mi sento in imbarazzo tantissimo a parlare al cellulare in questo modo. Cioè, nel senso, avessi le cuffie penso che mi sentirei meno in imbarazzo perché sembrerebbe magari che io abbia una videochiamata, non lo so. Però così in questo mondo sembro proprio un idiota. Però alla fine mi sono detta: ma chi se ne frega? Ma chi mi vede? Che pensi? Cosa vuole? Alla fine io sto parlando con un cellulare, non sto uccidendo nessuno. Mi faccio vedere in condizioni pietose e tanto anche chi incontro. Cioè lo incontro adesso, non lo incontrerò mai più, naturalmente piove. Mi sto facendo il giro un po' più lungo, perché non so voi, ma ogni tanto, intanto voi vedete un po' le mie spalle, la visuale, non so voi, ma ci sono dei periodi in cui io bramo il bisogno di camminare. Nel senso, ho proprio bisogno di camminare, di vedere, di... Adesso mi portavo via l'antenna del camion. Di camminare, di stare all'aria aperta, stare proprio a contatto con l'aria sul viso, soprattutto in questi giorni brutti, tipo di tempo brutto. A me piace tantissimo camminare sotto la pioggia. Mi è sempre piaciuto camminare oltretutto proprio senza ombrello, da psicopatica, lo so, ne sono consapevole. E oggi è la prima volta, ragazze, in 20 mesi che io esco senza Gaia. Non è mai successo, mai, 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 mai. Che vabbè, la maggior parte delle volte perché sono sempre stata da sola, quindi è normale che non è che Gaia la potevo lasciare a casa e io andarmi a farmi i giri. Che poi adesso non sto andando neanche a farmi i giri perché ho fatto velocissimo. Mi sono fatta giusto appunto la camminata un pochino più lunga proprio perché avevo bisogno di schiarirmi le idee, di schiarirmi la testa. C'era una panchina prima troppo bella, avrei voluto riprendervela, solo che c'erano le macchine, quindi o mi facevo investire oppure andavo avanti. Qua passiamo sotto il mio arco di trionfo. Comunque sì, ma mi faccio ancora la camminata qua, va, poi vado a casa. Anche perché devi cucinare, Stella. E comunque sì, poi il mio compagno c'è ben poco, quando comunque c'era qualcosa da fare ed era brutto tempo andava sempre lui perché ogni scusa era buona per andare fuori di casa, quindi è normale. E niente, avevo proprio bisogno di prendere aria, come se dovessi far prendere aria al cervello. E non lo so, è un periodo un po' così, ragazze, nel senso che a me fa... Ho visto alcuni video di alcune ragazze che seguo, dove parlano e dicono alcune persone, cioè alcuni youtuber dicono YouTube è una valvola di sfogo, è comunque un momento di semplicità, di rilassamento, quindi comunque non trovo giusto, che i video siano tristi, piuttosto che alcuni youtuber facciano video dove espongono i loro problemi. Ah, perché potevo farvi vedere il giardino, non so se adesso lo vedete, ma è tutto in fiore. Aspettate. Lo vedete che è tutto in fiore? Non lo so. Quello lì è il giardino dove vi avevo portato, che era ancora tutto cupo. Tornando al discorso di prima, così poi me ne vado a casa. Comunque sì, io penso che sì, è giusto forse fare i video solamente allegri, trasmettere allegria tramite un video YouTube, perché effettivamente una persona quando guarda YouTube vuole magari appunto staccare dalla quotidianità e quindi avere una valvola normale di spensieratezza. Però penso che far vedere che vada tutto bene, che sia tutto a posto, che sia tutto felice, eccetera, non è realtà. Perché comunque chi più chi meno, ognuno ha i propri problemi. Poi è normale che non è che mi metto a farla depressa su YouTube. Però secondo me anche momenti di sfogo servono, servono, servono. Arrivano dei ragazzi, evitiamo di fare l'imbecille.
a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue. Mangiato tanto. Gaia l'ha mangiata anche abbastanza di gusto, anche se all'inizio è sempre un pochino diffidente lei ultimamente. Scusate la musica di sottofondo, ma stiamo facendo ballare Gaia, quindi farò veloce altrimenti YouTube mi banna. Però alla fine appunto ho fatto la cremina, quella lì che avete visto con le verdure e i ceci, con tante spezie come sempre. Poi ho aggiunto i semi di zucca, i semi di canape, i pomodorini, con la guacamole velocissima perché ci ho fatto semplicemente, cioè non sono stata a frullarla, ho semplicemente messo avocado, pomodorini, limone, zucchero, un pochino di zucchero, un pochino di sale, olio che me ne è scappato un casino, mannaggia, però vabbè, meno male è rimasto tutto al fondo, e peperoncino, e origano e poi basta, mi sembra una botta di vita buonissima. Per Gaia naturalmente ho messo semplicemente le verdure frullate insieme ai ceci con l'olio di lino e la crema di mandorle, buonissima, comunque veramente buona.